Com'è il movimento turistico in questi giorni all'Aquila? Eh, ancora non si vedono i turisti perché forse è ancora presto oppure decidono di stare ancora troppo al mare. Comunque penso che dalla fine del mese si incominceranno a vedere. Aspettate qualcosina in più per la perdonanza? In genere è quello insomma, il periodo in cui vi vengono a trovare più turisti? Sì, diciamo che ci aspettiamo molto di più dell'anno scorso, perché visto quello che è successo tra matrice, sottoservizi e cose varie, quindi speriamo che quest'anno almeno di recuperare quello dell'anno scorso. Pochissimi turisti nel centro storico dell'Aquila, sabato e domenica compresi. La gente preferisce andare al mare evidentemente, il movimento non c'è e sembra ancora peggio rispetto agli altri anni. Si attende sempre l'agosto per la perdonanza, per sperare in qualche affare in più. Ma intanto due mesi estivi sono quasi terminati e gli affari dei commercianti aquilani, quelli che si basano sul turismo, sono pressoché pari allo zero. In tutto questo, mettiamoci che chi arriva all'Aquila non ha un punto di informazioni, non ha una cartina della città, il welcome point è chiuso, ce ne siamo occupati più volte e il comune dell'Aquila, che ora ha un nuovo assessore di zecca, Sabrina Di Cosimo, dovrà assolutamente correre a ripari per cercare di rendere questa città sì più bella, ma anche accogliente. Chiuso il festival della partecipazione ormai da qualche giorno all'Aquila c'è pochissimo movimento turistico. Il Welcome Point, ci eravamo occupati di questo argomento neanche un mese fa, continua ad essere desolatamente chiuso. Eh, L'auspicio delle persone, anche dei commercianti, è che il nuovo assessore al turismo del comune dell'Aquila, visto che c'è una nuova giunta, possa mettere mano al più presto alla questione. E se non si può far rifunzionare questo Welcome Point, quantomeno creare dei punti per i turisti con cartine dell'Aquila e persone che possano dare comunque informazioni utili. Poco movimento è vero, sicuramente il periodo più gettonato è quello della perdonanza celestiniana che cade a fine agosto, però sicuramente i turisti che vengono all'Aquila non trovano un bello scenario da questo punto di vista.